Buongiorno dalla Polizia Ambientale. A San Giovanni a Teduccio ho scoperto una fabbrica per il trattamento chimico delle pelli, completamente priva di autorizzazione e sprovvista degli impianti di depurazione. L'unità ambientale e quella territoriale della Polizia Locale hanno rinvenuto 100 metri cubi di scarti della lavorazione e 150 bidoni di vernici, solventi e fluidi altamente inquinanti. Gli agenti hanno posto la fabbrica sotto sequestro e denunciato il responsabile della struttura. Controlli al centro direzionale in via Carlo Di Tocco e via Gianturco. Gli agenti della Polizia Ambientale hanno multato 6 esercizi commerciali che conferivano irregolarmente i rifiuti della loro attività, andando a creare un deposito di rifiuti non differenziato nell'area pedonale. Per la conduzione dei nostri amici a quattro zampe, vogliamo ricordare che essi vanno portati sempre al guinzaglio e con al seguito la museruola. Ma la cosa più importante è che i loro bisogni vanno raccolti con gli appositi strumenti e gettati nell'indifferenziato. Per essere un buon cittadino, sappi che i rifiuti si buttano dalle 20 alle 22. Anche per la raccolta differenziata porta a porta, i sacchetti vanno depositati dalle 20 alle 22. Il vetro, la carta, la plastica, l'alluminio possono essere gettate nelle campane colorate a qualsiasi ora. I farmaci non vanno mescolati ai rifiuti normali, ma devono essere portati negli appositi bidoni delle farmacie. I rifiuti ingombranti, mobili, elettrodomestici, sanitari, non vanno abbandonati in strada. Si può telefonare al numero verde di ASIA 800 16 10 10. I commercianti che devono smaltire imballaggi cartacei sono tenuti a depositarli, ben piegati e legati, fuori al proprio negozio a orario di chiusura.